In questa puntata parleremo di come comunicare tra esseri umani. Apparentemente è una cosa semplice, facciamo tutti i giorni in continuazione, ma poi in effetti non è così semplice. Comunicare significa fondamentalmente una persona deve dire a un'altra persona qualcosa e poi queste persone insieme dovrebbero anche fare un'azione. Beh, ma quello che è importante è lo stato d'animo di questa persona, perché lo stato d'animo di questa persona influenza lo stato d'animo dell'altra persona. Di che cosa stiamo parlando? Ma è una cosa molto semplice. Comunicare il proprio stato d'animo. Se io sono fondamentalmente felice, se sono arrabbiato, o se sono apatico, ehi, tutto questo passa nell'altro. Io devo fondamentalmente fare una cosa molto semplice: controllare lo stimolo comunicazionale che passa da me e arriva all'altra persona. Non uno direbbe, oh, facile, no, certo, facile. Ma se io stamane mi alzo con il piede sbagliato, prendo una multa, leggo un'email che non dovevo leggere e poi parlo con l'altra persona, se io non controllo le mie emozioni, la mia comunicazione sarà drogata dal fatto che il mio stato d'animo non sarà perfetto. E cosa succede? Una cosa molto semplice. La persona reagirà in base al mio stato d'animo, quindi non per cosa avrò detto, ma per come avrò detto queste cose. È tutto lì. È una cosa molto facile? Non lo so. È difficile? Forse, ma non è impossibile. Quello che vi sto chiedendo è: controllate le vostre emozioni. Provate. Ciao!